Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la sesta edizione del GF VIP è terminata da settimane, ma Alex Belli e Delia Duran continuano ad essere al centro dell'attenzione. Nelle scorse ore è spuntata una notizia bomba che ha scatenato una grande polemica. Scopriamo di più. Alex Belli e Delia Duran. La nota esperta di gossip, Deianira Marzano, ha sganciato una notizia bomba sui protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello VIP, Alex Belli e Delia Duran. L'attore di Centovetrine avrebbe organizzato una trappola sconcertante. Scopriamo cosa è accaduto. La trappola di Alex Belli. Nelle scorse ore, la nota influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, ha raccontato un fatto davvero sconcertante su Alex Belli e Delia Duran. Secondo le sue parole, l'attore di Centovetrine avrebbe organizzato una finta paparazzata, incastrando un ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Stando alle parole di Deianira, il vippone coinvolto sarebbe Antonio Medugno. Alex Belli avrebbe contattato il famoso TikToker per un incontro di lavoro e lui avrebbe accettato. Ma all'appuntamento si è presentata solo Delia Duran. GF VIP, Antonio Medugno. Quest'ultima ha cominciato ad avere atteggiamenti molto affettuosi nei suoi confronti. All'inizio Antonio era confuso, ma dopo poco ha capito il tranello di Alex e Delia. La famosa coppia voleva incastrarlo in una finta paparazzata, per parlare ancora di loro. Secondo Deianira, Alex Piumara, il fotografo che avrebbe dovuto scattare le foto, avrebbe rifiutato di far parte di questo teatrino. Dopo poco, il noto TikToker ha raccontato tutta la vicenda sui social, alimentando così un accesissimo scontro. Scopriamo di più. Antonio Medugno e Alex Belli, lo scontro. Dopo la bomba sganciata da Deianira Marzano, Antonio Medugno ha pubblicato un filmato dove conferma il racconto della nota esperta di gossip riguardo la trappola che avrebbe organizzato Alex Belli. Lanciando una frecciatina finale. L'user game Belli. Non è andata bene. Il mio manager mi aveva avvertito. Male. La risposta dell'attore di Centovetrine non si è fatta attendere, infatti, subito dopo ha risposto con un tweet molto velenoso. Lo sappiamo tutti che tra i due non corre buon sangue e dopo questo episodio la tregua sembra essere molto lontana. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.